sempre nella nostra cucina virtuale o reale. Oggi siamo qui perché voglio svelarvi un trucchetto per decorare una torta di compleanno senza necessariamente il bisogno di farla voi. Come molte mamme che lavorano, non sempre si può accontentare il proprio figlio e fare una torta ex novo. A me quest'anno è capitato così, presa da 250 miliardi di cose, purtroppo non ho potuto fare materialmente la torta di Enzo, però non ho voluto mancare al classico appuntamento del chiedergli di chi la vuoi la torta, e lui naturalmente ha scelto Batman. E a Batman non si comanda, quindi ho comprato una torta in pasticceria e poi andiamo a vedere sul piano di lavoro come l'ho decorata. Ma quanto parli! Ed eccoci pronti per preparare le decorazioni per la tortina di Enzo, vero amore? Sì! E allora, cosa ci occorre? Tanta pazienza, gente, della carta forno, un tagliabalza con la punta pulita, mi raccomando, usata per la prima volta, un goccio d'acqua, dei bicchierini, il simbolo di Batman, almeno io ho solo questo, voi se non riuscite, che ho disegnato anche malamente come vedete, poi se non riuscite a ricavare i simboli scaricateveli da internet tutti quelli che vi interessano, così come le lettere del nome del bimbo, perché io qui farò le sagomine dei palazzi, il simbolo di Batman, un pennello nuovissimo a setole molto fitte e flessibili per dipingere con i coloranti alimentari. Perché noi partiamo da una base di pasta di zucchero già pronta, io sto usando per la prima volta questa Pane Angeli e costa circa 4 euro, 300 grammi, poco meno di 4 euro 300 grammi, e vediamo com'è insieme, e poi un mattarello in silicone. Cominciamo subito a creare i nostri decori. Vedete, 300 grammi è come una saponetta grande, diciamo così, e lo ammorbidisco all'interno del forno a microonde per 2 secondi, giusto il tempo di rendere malleabile il nostro panetto. Mani sempre pulitissime e cominciamo a lavorarlo. Io la lavorerò bianca per fare prima e dopo la spennellerò con il colore. Prendiamo adesso il foglio, ritagliamo la sagoma. Ok, poggiamo la sagoma sulla nostra pasta di zucchero e tagliamo l'eccesso piano piano piano. E voilà, il primo giro è fatto. Questo lo mettiamo così ad asciugare in orizzontale sulla carta forno. Io lo adagio sulla leccarda del forno perché se poi ho fretta accelero il suo grado di asciugatura con una passatina in forno a 60 gradi, forno ventilato, sportello aperto, in modo che lui essicchi senza cuocere. Adesso impastiamo l'altra pasta di zucchero. Prendilo, prendilo. A questo punto, come direbbe mio figlio, a questo punto noi dobbiamo ricavare la parte centrale, cioè questo e questo sarà il nero che esce dal bordino, mentre questo sarà il giallo sovrastante. Ho preferito fare in questa maniera. E allora guardate cosa faccio, io ritaglio, ricalco la forma di Batman. Bene, ricalcata l'orma, a me serve togliere il pipistrello e la parte esterna in modo che mi rimanga solamente la sagoma a contorno, che sarà proprio la sagoma che poi appunto contornerà il simbolo di Batman. Ora vi faccio vedere l'interno giallo, per intenderci. Allora, prendo un po' di colorante giallo con il pennello, giallo. Così, lo metto all'interno di un bicchierino, l'ho visto amore, e sporco con un po' d'acqua. Il colorante, del colorante ne serve veramente poco perché sporca veramente tanto, e a me infatti ne è caduto un pezzettino qui. E ho un aplomb britannico solo perché ci siete voi. Non toccare che sporca tutto. No, quello non può essere pulito, poi ci pensa la mamma. Non ti preoccupare. Ok, colorano. Adesso silenzium, finish quantum. Coloriamo di giallo
Che colore è il simbolo? Giallo. È giallo. Nero e giallo, giusto? Sì. Coloriamo di giallo tutta la parte. Wow! Di questo simbolo. Sembrava. Grazie. Ok, preso il nero faccio la stessa cosa, stempero il colore con dell'acqua. Piano piano passiamo. Del nero piano piano passiamo su tutto. Non è così. Del nero ce ne vorrà più di una passata, eh? No. Aspettiamo un po' che si asciughi, quindi ripassiamo nuovamente con il nero, perché il nero deve essere nero, non ci sono altre soluzioni, giusto amico? Giusto. E voilà, tutto nero, Enzo, hai visto? Wow, quindi non avevi poco nero. Avevo poco nero, ma abbiamo rimediato col dito. Wow, mamma, sei un'ottima genia. Sono un'ottima genia, gente. Grazie, figlio. Allora, l'ottima genia ora qui, siccome ha pochissimo nero, fa asciugare quello che ha fatto finora, dopodiché dà un'ultima passatina per rendere il tutto ancora più regolare. E con questa ottima genia di mio figlio, diciamo che la mia giornata ha avuto un senso e noi ci vediamo tra qualche minuto. A questo punto non mi può aiutare nessuno, neanche mio figlio Enzo. Sì, che sarà il mio aiutante. Ma devo prendere, aspetta, da sola, amore, questa cosa la devo fare da sola. Questo qui, e devo sovrapporlo a quello lì, capito? E allora, piano piano, fermi fermi, mani in alto. Questa è una rapina? No, no. Questa è una tortina. Wow, così fate il simbolo. Hai visto? Aspetta, aspetta. Così? Ora lo sistemo. Così, amore, così. Lo sto mettendo ancora da fresco. Primo perché ho fretta. E secondo perché così le zone che non vengono ben nere le riprendo in questo momento. Ok, Enzo? Ok. Hai capito tutto? Capito tutto. Benissimo, vedete, guardate. Adesso il simbolo deve solo asciugare. Ora, il simbolo invece lo faccio di un colore grigio, non perché volessi farlo di un colore grigio, ma perché mi è finito il nero e quindi non posso uscire a comprarlo, essendo le 7 di sera del giorno prima del compleanno. E allora, cosa faccio? Ottimizzo. Faccio un simbolo tipo palazzo invecchiato, un po' Gotham City diroccata, no? Come piace a noi. Come? Così. Passo il dito un po' su tutto. Ci starà bene poi nella torta. Benissimo, adesso metto a riposare queste cose e mi dedico ai palazzi di Gotham City. Comincia la parte più semplice, dobbiamo fare tanti palazzi per simulare Gotham City. Tutti questi palazzi poi andranno appiccicati tutto lungo il bordo della torta. Cosa fare? Lavorare prima la pasta di zucchero e renderla morbida e malleabile. Stendiamo la nostra pasta di zucchero. A questo punto preparo un grigio palazzo. E voi mi direte, ma che è un grigio palazzo? Non lo so neanche io, ma avendo poco nero penso che prenderò un po' di blu e prenderò anche un po' di rosso e metto anche un po' di blu. Un mega pastrocchio colossale di colori. Adesso ho mescolato un po' di colori a casaccio e ho fatto una sorta di pasta di zucchero marmorizzata. Vi basterà mettere veramente dei colori buttati lì a caso e amalgamare un pochino finché non esce qualcosa. Insomma, a me è uscito questo colore. Prendiamo la rotella per la pizza, dritto così. Dobbiamo ricavare quanti più palazzi possibili. Poi faremo anche le finestrelle che apporremo e saranno, altro non saranno, che dei quadratini di pasta di zucchero colorati di giallo che simuleranno le luci. Mettiamoli da parte adesso. Devo sporcare con le mani che ho già sporche di blu, di verde, ma soprattutto io vorrei prendere del giallo. E
così, voilà, inserirlo all'interno della pasta di zucchero. Guarda, ho fatto un pianeta. Bravo amore, bello. Cos'è? Come si chiama? Gotham City. Gotham City? Sì, si chiama questo pianeta. E comincio a lavorare bene il mio panetto. Adesso stendiamo la pasta di zucchero di questo colore con il giallo. E adesso scriviamo Enzo. Ok, anche Enzo è scritto, basta, finiamo qua. Adesso prenderò soltanto dei pezzettini piccoli così e farò una serie di finestrelle che poi apporrò su tutti i palazzetti servendomi semplicemente di acqua per farlo. Adesso vi faccio vedere. Prendo un palazzo. Tappo. Bagno con dell'acqua e vado ad attaccare tutte le finestrelle, una via. Bene, più o meno farò così tutti i palazzi e poi li metterò tutti vicino l'uno all'altro e vedrete che l'impressione di essere palazzi poi ce l'avranno. Adesso così sembra una calcolatrice o un telefonino della forma sgorbia, ma non lo è. Comunque, adesso mettiamo tutte le forme ad asciugare, dopodiché ci vediamo domani per decorare la torta. E siamo l'indomani, oggi chi fa il compleanno? Io! E allora la mamma sistema la torta. Adesso più o meno hanno più o meno asciugato un pochettino la notte, ancora ci sarebbe molto da aspettare, ma mi dai il pennello amore? Sì. Non abbiamo tempo, papà è andato ad acquistare la torta, mamma adesso abbellisce un po' il simbolo con la polverina color rame, lo invecchia ulteriormente. Che bello Enzo? Sì, con i brillantini. Con i brillantini. Ma in realtà non sono brillantini, è una polverina colorante. Si mangia? Si mangia color rame. Sì. E quando diventa color rame? Color rame? È già color rame. Ora ci mettiamo anche quella dorata, guarda. Sì, è dorata. No, adorata, adorata. E la si mangia? Sì, fermo. Tutte queste si mangiano? Sì. Siamo fermini, Ok. Ah, questo simbolo di Batman. Mio figlio è fissato col simbolo di Batman, vero? Sì, lo voglio fare io. Ti piace il simbolo di Batman, sì, vero? Benissimo. Una volta reso così, un po' metallico, questo simbolo di Batman, adesso sulle letterine metto anche un po' di dorato. Di dorato, sì, gliele sbrilluccichino sopra così, ma poco poco. Si mangiano le lettere? Tutto si mangia qua, amore. Si mangiano le lettere? Certo. Con un po' di gelatina bagniamo il retro delle letterine e adagiamole qui sul simbolo. E adesso aspettiamo che papà torni con la torta per assemblarla tutta. Le è arrivata la torta, che bella, è un peccato scomporla, una veramente, bella cassata veramente siciliana. Enzo piace, la torta preferita di Enzo, la cassata. Adesso io tolgo i vari fruttini qui. Certo, mi dai un piatto perché certo, la frutta candita non si butta. Non si butta, qua sono golosi. E adesso decoriamo, giusto? Sì. Permesso? Permesso, come prima cosa il simbolo ta-ta-ta-ta-ta. Batman, se vieni in Sicilia la cassa la torta tua. Ora fermi tutti, che adesso c'è la parte difficile. Si attaccherà? Sì, si attacca. Fermo. Si attacca, perfetto. Questo lo possiamo togliere. E adesso costruiamo Gotham City tutto attorno. Finito. Tutta la torta è decorata, guardate. Che bella. Ta, 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 ta. Ah, quattro, perfetto. E la torta
di Batman, decorata dalla mamma ma fatta dal pasticcere, è pronta! Evviva! Ti piace? Sì, mi piace! E ecco qui un modo veloce per eliminare i sensi di colpa di una mamma che ha tanto da fare e che comunque vuole preparare la torta al suo bimbo. Spero di avervi dato un'idea per sopperire alle mancanze che la vita moderna ci impone. Noi andiamo a festeggiare il compleanno di Enzino e ci ha fatto piacere stare con voi avanti. Questo giorno. Ciao, bene, ragazzi! Ciao, ciao! Ciao! Bene, avete visto, questa donna veramente ne sa una più del diavolo, in questo caso più di Batman. Ebbene, quindi se anche voi donne prese da 100.000 cose volete comunque accontentare il vostro figlio o il vostro bambino adulto, magari un marito che fa delle richieste un pochettino strane, che dici? Va bene. Ok, e quindi potete fare questa, potete attuare questo stratagemma, questa furbata, e comunque sia fare una bella figura e tutti vi diranno: oh, ma quanto, come l'hai fatto? Ma che bella! Ma che bella! E vi diranno anche: ma che buona, perché la torta è di pasticceria. Che cosa vuoi? Quindi va bene, ragazzi, io vi ho fatto vedere più che altro come decoro, come ho fatto i decori, ma la furbata della torta di pasticceria bianca e poi decorata da voi, mettetela da parte e uscitela quando poi vi serve, al momento opportuno. Bene, e quindi vi mandiamo un grande bacio, condividete questo video e mi raccomando, ti fate sempre per Batman, che secondo me è il supereroe più forte. No, più forte no, però quello cazzuto. Brava, non mi veniva la parola. Va bene. E quindi mi raccomando, voi condividete sempre il video, iscrivetevi alla pagina e fate iscrivere anche la nonna. Ma sì, anche le zie, volendo, tutti quelli che volete. Va bene, vi mandiamo un grande bacio e condivideteci sulle vostre pagine Facebook. Te l'ho detto 100.000 volte. Presentateci ai vostri amici, quindi. Io capisco che questo canale, Due con una K, è il più lento a crescere per l'ingombrante presenza macignosa di un certo individuo. Però, proprio per farlo contento e per non addossargli la responsabilità di questo canale che non vuole crescere. Non è vero, siamo contentissimi di quanti siete, siete tantissimi, grazie per esserci e facciamo in modo di essere sempre di più, così che arrivino nuovi stimoli e nuove ricette sulle tavole di Due Cuori e una Cappa. Benissimo, e quindi pieni di stimoli, mi raccomando, non andate in bagno e condividete questo video per l'ennesima volta, l'ho detto. Va bene. E noi ci vediamo presto sulle vostre tavole, ciao!